Giuseppe Capponi nasce a Cagliari nel 1893. È un esponente del MIAR, Movimento Italiano per l'Architettura Razionale, che promuove, tra la fine degli anni 20 e 30, un'architettura moderna dialogante con le altre realtà europee. In questo contesto si colloca l'edificio di botanica della città universitaria, con le sue torri vetrate, che per la loro particolarità rappresentano un elemento architettonico innovativo non solo in Sapienza, ma anche nella città di Roma. Ed è proprio a Roma che nel 1927 Capponi realizza la sua prima importante opera architettonica, la Palazzina Nebbiosi a Lungotevere Arnaldo da Brescia, caratterizzata da superfici curve con due chiostrine e un ingresso a gettante curvilineo. La scansione dello spazio, secondo rapporti cromatici, distingue il modus operandi dell'architetto nel segno della contemporaneità e del carattere europeo del suo linguaggio. Nel 1936 Capponi insegna scenografia al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, per il quale inizia a progettare la nuova sede a Cinecittà, con Pietro Aschieri e Antonio Valente. Ma nello stesso anno, ancora nel pieno della sua attività, muore a Napoli, all'età di 43 anni.